Per valsesanotizie.it parliamo oggi di sport, ne parliamo di ciclismo, ciclismo amatoriale e ne parliamo con Elio Belloni, presidente dell'SD Team Valli del Rosa. Buongiorno Elio. Buongiorno Mauro e buongiorno a tutti i lettori di valsesianotizie.it. Grazie Elio. Allora, riassumiamo un attimo la situazione e diciamo chi è Elio Belloni. Lei organizza parecchie manifestazioni amatoriali di ciclismo, organizza dei circuiti e anche delle altre gare, poi ce ne parlerà. In questo momento purtroppo siete fermi, ovviamente per quanto riguarda le indicazioni del governo, i ciclisti non possono andare per strada e non si possono organizzare manifestazioni. Rimangono sempre confermati i suoi circuiti, Elio? Sì, direi che purtroppo, vista la situazione, siamo in una situazione di emergenza, abbiamo dovuto stravolgere quelli che sono i calendari che erano stati fissati a inizio anno e le nostre manifestazioni a tappe, che sono l'Alpi Challenge e l'Alpi Quota 1000, hanno dovuto avere dei ribaltamenti di date che saranno ancora da definire in tutti i particolari. Sempre che da qui a fine stagione si riesca in ogni caso a ripartire. Ecco Elio, voi avete tantissimo seguito, il mondo amatoriale del ciclismo è un mondo molto importante, in fermento, tanti partecipanti, cosa vogliamo dire a tutti questi ciclisti che ora sono leoni in gabbia e non possono pedalare? Purtroppo lo vedo anche dai miei tesserati, sono tutti lì ansiosi di poter ripartire, ma purtroppo la situazione è questa, quindi quello che consiglio io a tutti nelle telefonate che ci facciamo anche tutti i giorni è di stare tranquilli che a mio modo di vedere la situazione in un tempo breve o meno breve si metterà a posto e quindi prima di fine stagione ci sarà modo per tutti di poter pedalare, fare gare e fare ciclismo amatoriale tutti assieme. Io Bene, questo sono è. fiducioso e credo che le cose vadano a posto, mi auguro nel giro di un mese barra due. Beh, diciamo che ascoltiamo il suo messaggio ottimistico e ci dica, voi avete anche altre manifestazioni in ballo, vero? Sì, noi allora le due manifestazioni principali a tappe sono, come dicevo prima, l'Alpi Challenge, che è una manifestazione di medio fondo sportive con dei tratti in salita cronometrati, e l'Alpi Quota 1000, che è un puro circuito di gare in salita prettamente agonistiche. Dopodiché, quest'anno, come società, abbiamo voluto tentato di fare una nuova tipo di gara che non è mai stata fatta a livello di regione, che è una manifestazione cosiddetta a circuito, una manifestazione che possiamo definire tipo pista, vale a dire nell'ambito del paese di Quarona, dove noi abbiamo la sede, abbiamo ricavato un circuito di 1 km 800 metri che sarà da percorrere per un totale di 16-20 giri in base alle categorie e che prevede anche, oltre alla vittoria finale, anche dei traguardi volanti a determinati giri della manifestazione per il quale verranno assegnati dei premi specifici. Ci auguriamo, è una manifestazione nuova che a nostro modo di vedere, parlo per me e per la società, potrà darci dei buoni risultati e che ci auguriamo, sempre che la situazione vada a posto, di poter far svolgere, questo sarà nel mese di settembre. Bene, Elio, allora la teniamo come chicca questa cosa qua per tenere buoni questi amatori che hanno voglia di scatenarsi sui pedali. Bene, Elio, noi la ringraziamo, grazie di essere stato con noi e speriamo di rivedervi sulle strade della Valsesia per tutte le Bene. vostre manifestazioni. Bene, grazie a voi e grazie a Valsesia Notizie che a quanto vedo è un giornale online che va sempre più seguito allo stesso modo di News Biella. Grazie ancora. Grazie Elio, per la notizia è tutto, Mauro Benedetti.